Buongiorno, allora pensi, quella che ci sono io. Oggi siamo nel mio bagno perché sono a Roma e un sacco di voi mi hanno chiesto su Instagram di fare un video decluttering dei miei prodotti da bagno. Questo perché proprio oggi mi hanno visto su Instagram che stavo selezionando alcuni prodotti che ho qui che volevo portarmi a Napoli perché devo usarli, devo finirli e perché insomma alcuni sono scaduti, li ho qui da una vita. E insomma alcuni di voi hanno trovato interessante dare un'occhiata, una sbirciata a quello che c'era nel mio cassetto e quindi insomma vediamoli insieme. Spero che questo video vi piaccia. Forse lo dividerò in due parti. Sempre nello stesso video perché tra poco dobbiamo uscire, però insomma, intanto facciamo la parte numero 1. Allora, questa qui è il mio primo angolino di bagno. Questo cassetto e questa parte qui sopra. Poi abbiamo questo per dirvi che io comunque ero un'accumulatrice seriale di quelle forti. E poi ho un cassettino lì sotto. Qui c'è tutto il mio mondo make-up e da cura per il corpo. Allora, cominciamo subito. La prima cosa che ho deciso di portarmi a Napoli sono queste due confezioni della Lush che io ho riciclato perché sono vuote. C'erano la mascherina Piperita che ho finito e un flossi che avevo fatto scadere e ho dovuto buttare. Ne avevo usato solo una parte e quindi qui dentro ho messo un po' di borotalco, questo qua, perché me lo volevo portare in vacanza che penso sia sempre comodo. Qui dentro invece ho messo un po' di balsamo. Vi faccio vedere il mio balsamo. Eccolo qui il mio balsamo del cuore. Questo non me lo porto a Napoli perché è in vetro ed è tantissimo. Questo l'ho preso al negozio Leggero ed è semplicemente favoloso, ve lo straconsiglio, è tantissimo. Sono 500 ml di balsamo ed è fantastico per i capelli ricci. Quindi ne ho semplicemente travasato un pochino in questa confezione, così me lo sono potuto portare con me a Napoli. Poi qui ho riscovato questa qui, che era una mousse che usavo quando ero giovane al liceo della Nivea. Io attualmente non compro più i prodotti della Nivea perché non mi piace il fatto che, se non erro, testano sugli animali. Forse adesso qualcosa sarà cambiato, ma al tempo sicuramente testavano sugli animali e poi perché per la maggior parte sono prodotti pieni di schifezze, schifezze, schifezze. E quindi non li compro più, però questa mousse mi era piaciuta, se dovesse ancora funzionare può essere comoda ora d'estate. Poi andiamo avanti. Ho questo delizioso astuccetto che ho fatto io tantissimo tempo fa e all'interno ho messo alcune cosine da portarmi dietro. Ho messo questo rimmel della NYX perché mi è finito il rimmel che ho a Napoli, quindi ho preso l'unico altro rimmel che avevo qui a Roma e me lo porto appresso. Questo eyeliner della Debbie, vecchissimo anche questo, che me lo porto dietro, una limetta per le unghie e poi qui c'è un eyeshadow della Kiko, molto molto carino, ma insomma niente di speciale, tutta roba che avevo qui da una vita e che se tanto devo smaltire me la porto dietro con me in viaggio e quindi tutto quello che c'è qui sopra ve l'ho spiegato. Poi passiamo al cassetto. Questo cassetto è un disastro, c'è di tutto e di più dentro, roba che prevalentemente non uso più, io in realtà l'avevo anche mezzo messo in ordine, però vediamo cosa posso portarmi via. Allora, la prima cosa che sicuramente mi voglio portare a Napoli è questa qui, che è una saponetta solida della Battle Green. No, sì, della Battle Green Box. Mi sta venendo un dubbio. No, è Authentic House. Authentic House, non è Battle Green Box, è Authentic House, una box che avevo aperto con voi. Questo è un bagnoschiuma solido e siccome io sto finendo il mio bagnoschiuma a Napoli, me ne volevo portare uno in viaggio, questo sarà perfetto, quindi poi lo metto qui dentro. Poi un'altra cosa che mi voglio portare appresso è questo qui, che è uno splendido splendente, un olio da massaggio della Lush e me lo voglio portare con me perché questo sicuramente tipo morirà o sta per scadere, quindi secondo me ha fatto il suo tempo ed è il caso di portarmelo via e sono molto molto contenta perché ha un odore buonissimo e poi a forma di cuore, è vecchissimo. Oh, poi un'altra cosa che mi porterò sicuramente con me è questo qui che è un dentifricio in capsule ed è anche questo dell'Authentic House e sono 60 pasticche, ora ce ne sono un pochino di meno dentro perché l'ho usato l'anno scorso per viaggiare e me lo porto anche quest'anno per viaggiare in vacanza. Poi questo era un portapennelli che fa abbastanza schifo e tra l'altro io non lo uso per cui cioè, penso che posso decisamente buttarlo, toglierci i pennelli dentro e buttarlo. Poi abbiamo due campioncini, fa schifo questo cassetto, due campioncini, body lotion e bath foam, che però questi sono più per quando si viaggia, ma in questo momento non mi sono utili. Eccolo qui, è il shampoo solido della Battle Green Box alla menta e questo è troppo troppo comodo, mi servirà in vacanza perché
Ho uno shampoo solido a Napoli che però sto usando come mio shampoo da tutti i giorni, quindi quello lo lascerò lì. Qui c'è un altro shampoo solido che ho preso a Marsiglia, però questo lo lascerò qui a Roma perché insomma è nuovo, quindi non mi serve di portarlo appresso in questo momento, ma anche perché mi porto quell'altro, quindi va bene così. Poi, questa è una crema per le mani che mi ha regalato mia cugina, ma secondo me dentro, oddio, in realtà vedo adesso è della Bioniche. Forse non ha un inci terribile, devo studiarmelo. Non l'ho ancora mai usata, però sicuramente adesso non mi serve, quindi non me la porterò con me. Questo è, se non altro, se non erro, scusa, se non altro, è una filling base, ma non di questo, cioè veramente non ne faccio proprio uso. È una base, tra l'altro vedo dentro che sia un po' alterata la consistenza, credo che sia solo da buttare. Vecchissimo della Glossip che mi era stato inviato tantissimo tempo fa, una base per ombretto, levigante, però io non uso gli ombretti praticamente mai, quindi non ha senso continuare a portarlo con sé. Quindi, via. Questo qui è un vecchissimo fondotinta, anche questi andavano tantissimo, era un periodo in cui ero molto in fissa col make-up, ma penso che sia proprio scaduto da 10 anni, tra l'altro era anche quasi finito, mi piacque moltissimo, devo dire che era veramente un fondotinta valido, però anche questo è da buttare. Poi qui ho due campioncini, uno della Avène che tengo e tra parentesi mi porto dietro perché la Avène è una marca molto molto buona. Questo invece penso fosse un classico campioncino da albergo e me lo conservo, che può essere sempre comodo. Io non so perché, però i campioncini li conservo sempre perché appunto possono essere comodi quando si viaggia senza doversi portare l'intero packaging. Qui ho una confezione che non ho mai usato e penso che la regalerò a una delle mie cuginette perché erano dei portaprofumini da viaggio, però boh, io uso sempre i campioncini quando viaggio oppure mi porto proprio il mio profumo. Poi qui abbiamo una palette di Deborah vecchissima, anche questa distrutta e insomma, per quanto sono belli i colori, non penso che la utilizzerò ancora, poi sarà scaduto da anni. Stessa cosa per questa base, per il viso della P2 Professional. Tra l'altro questa secondo me non era neanche malvagia, però purtroppo non ho mai avuto modo di usarla, è sicuramente scaduta e quindi è inutile che continuiamo a tenerla, che non ha senso e mi riempie soltanto qui. Stessa cosa per questo. Questo qua ragazzi è già un pezzo d'arte, un pezzo di storia. Questo era il fake, il dupe fake della Bourjois di questa palette che sapeva di cioccolato. Io pensate, talmente ero emozionata di aver trovato il fake cinese che non l'ho mai usata e quindi non so soltanto da quanto tempo ce l'ho, penso da circa 6-7 anni, ma tra l'altro non l'ho mai usata, quindi un prodotto inutile, peccato, però aveva il packaging in carta, quindi se non altro dovrei riuscire a smaltirlo abbastanza facilmente. Poi finiamo queste due o tre cose e poi continuo più tardi. Abbiamo questo lucida labbra della Essence che mi ricordo c'era cioè, un effetto troppo figo, tipo metallizzato e non era affatto male, non mi dispiaceva. Poi. E niente, abbiamo fatto una prima parte, ora ci manca, diciamo, le ultime due o tre cose e poi ci manca il cassettino e poi passiamo a quella zona lì e abbiamo fatto. Quindi ci rivediamo dopo, che ora esco e a più tardi. Allora, eccoci qui, io sono tornata adesso a casa, sono stanchissima, è sera, però volevo almeno finire di fare il declutter della parte del cassetto e penso che l'altra parte la farò in un prossimo video, adesso vediamo. E quindi ricominciamo dove ci eravamo fermate, io ho buttato tutte le cose che avevo detto che avrei buttato, quindi ho pulito il cassetto e ci ho rimesso solo le cose che avevo detto che avrei tenuto. Continuiamo. Allora, ecco, questa è la situazione. Purtroppo ho provato a lavarlo, ma le macchie sono troppo, troppo, troppo incastonate, quindi non se ne vanno. Allora, questo è un cassetto delle meraviglie in cui c'è di tutto e di più, tra cui cos'è, tachipirina? Non lo so. Zimox, non so cosa sia. Vabbè, questo ce lo togliamo, che non ci serve, va da un'altra parte. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Questo non lo butto perché sono delle salviette in cotone per la ceretta fatta in casa, che ho fatto una sola volta e non era neanche malvagia perché avevo comprato una cera biodegradabile, quindi ottima, però io mi scoccio fondamentalmente, quindi poi ho acquistato il rasoio universale, non l'ho più usato, però questi conservo comunque. Questo è il rasoietto di emergenze che tengo, in realtà è abbastanza vecchio, però vedo che le lame sono ancora abbastanza buone, quindi lo tengo. E perché appunto a volte cerco di non portarmi avanti e dietro il mio rasoio universale, che se no poi mi capita di perderlo. Vabbè, qui ho delle mollettine, questa pure la tengo che mi sono sempre comodi. Poi questi ho dei campioncini di fondotinta. Questi anche li tengo perché io li utilizzo tantissimo quando viaggio. Tra l'altro questo è un fondotinta 100% naturale di Bottega Verde. Mi ricordo che non mi era dispiaciuto, lo avevo già usato, quindi questi me li tengo.
abbiamo un ombrettino di H&M color borgogna. Questo non ve lo apro che diventa complicata la situation. No, non ve lo apro. Comunque un ombrettino color borgogna di cui effettivamente non penso farò più utilizzo, ma so già a chi regalarlo. Poi un ombrettino che mi aveva regalato la Neve Cosmetics in un acquisto che avevo fatto. Per chi non la conoscesse, la Neve Cosmetics è una marca di make-up naturale, fantastica, che consiglio a chiunque, italiana. Però me l'aveva inviato, questo è un colore che decisamente non userei mai e non saprei davvero che cosa farci. Però è nuovo, non l'ho mai usato, per cui penso di darlo anche questo a una mia amica. Se riesco a racimolare abbastanza cosine da vederla poi e darle tutto. Ma questa è una palette ricchissima della Essence, un quad che utilizzo. Questa la tengo, in realtà penso siano scaduti, però vabbè, penso di metterli una volta l'anno a Natale e mai più. E appunto era Countdown, quindi era una collezione di Natale vecchissima, me la tengo perché penso di utilizzarla quando vengono le feste. Poi, questo è un body cacao della Sien, nuovo, ce l'ho da pochino, quindi me lo porto via. Poi qui abbiamo un ombretto bellissimo, questo qui era un ombretto tipo quei color tattoo di H&M, questo qui, favoloso, di un color verde bottiglia, questo lo voglio tenere perché con l'abbronzatura è stupendo. Poi questo mi era stato regalato della Pupa, non mi ricordo quando, ah no, mi sa che l'avevo comprato, che costava tipo 50 centesimi, era ancora nuovo ragazzi, cioè non ho mai tolto lo scotch. Questo via, lo diamo alla figlia di una signora che conosco, che sicuramente lo utilizzerà per giocare, esattamente come questi glitter che di certo non utilizzerò mai più. Poi qui abbiamo della Clinique un facial soap, questo può essere utile per pulire la faccia in viaggio, questo sempre perché appunto io mi conservo i campioncini che possono essere utili quando si viaggia. Questo è un ombretto Tortora di Shaka, mi piace molto e lo uso tuttora. Questo un glitter, è una base glitter lips, questo è da buttare perché era una base con questi glitter che magari appunto regalo per fare dei lavoretti creativi e non per truccarsi a una bimba che conosco, per cui la base la possiamo buttare. E abbiamo anche tutto quello che era il corredo di questo glitter lips da buttare. Abbiamo un pennellino, questo credo fosse un pennellino. Poi abbiamo questo rossettino che mi piaceva da morire della Benecos. Una volta mi si è sciolto in macchina, non sono mai più riuscita a recuperarlo, però siccome è ancora buono, si chiama Peach, me lo voglio comunque portare per vedere se riesco anche magari stesso. Scusate, sta sfarfallando. Ecco, a vedere se riesco magari a usarlo in combo con questo qui, me lo voglio comunque portare. Poi abbiamo questo Hot Mama che è un blush fantastico di The Balm. Era bellissimo, ma è vecchissimo, scaduto e penso sia arrivato il momento di buttarlo, tutto che mi dispiace molto. Questo è uno specchietto di Parigi a cui sono molto legata, quindi lo lascio qui dentro. Un altro ombretto di Pupa da regalare, sempre a questa bimba. Un ombretto di una marca, non ho idea di che marca fosse questo, mi ricordo che mi piaceva il colore, ma anche questo da via, da buttare. Un ombretto della Kiko, fecero questa collezione troppo bella, questo ve lo devo aprire, aspettate. Guardate quant'era figo, bellissimo, però questa è una di quelle cose che ho comprato perché ero emozionata per la collezione, non tanto perché effettivamente l'avessi usato, infatti non l'ho mai usato, brava Daria. Scaduto, via, da buttare. Anche questo ombrettino della Essence lo darò via perché non lo userò mai di quel colore. Questo della Kiko invece mi pare fosse un taupe. Questo era un bellissimo taupe che è ancora in buone condizioni, quindi questo pure lo conservo. E quindi anche qui abbiamo finito. Ci rimetto dentro queste cosine che sono proprio due di numero. E abbiamo fatto, direi, un bel decluttering di questo cassettino. E ci siamo. Allora, ragazzi, sono abbastanza stanchina e direi che è il momento di andare a dormire, quindi la seconda parte la farò. Se magari questo tipo di video vi è piaciuto, in un prossimo video. Spero di non sfarfallare troppo, ok? E niente, fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere. A me aiuta perché io sono stata per tantissimo tempo una persona che accumulava tantissime cose, invece ultimamente sto facendo l'esatto opposto, anche se delle cose non voglio accettare di doverle buttare, devo accettare il fatto che non mi servono, che catturano un sacco di polvere, di spazio, vanno a male e sono quindi poi nocive, non ha senso conservarle. Questi sono appunto acquisti che ho fatto per una vita, soprattutto quando avevo circa 20-23 anni, che avevo un sacco di passione per il make-up. Compravo di tutto, però era cosa che effettivamente poi non ho mai
diciamo, usato, erano cose che non ho mai veramente usato e questo per me è stato veramente un dramma perché ho speso un sacco di soldi in cose che poi non ho mai utilizzato. È stato effettivamente uno spreco. Quindi fare anche questo declutter mi aiuta a capire quante cose ho comprato senza, insomma, senza averne effettivamente bisogno. Spero che il video vi sia piaciuto, fatevi sapere se vi è piaciuto e magari lo faremo per un'altra parte appunto del bagno. Un abbraccio e buonanotte a questo punto. Ciao!